ciao a tutti, io sono Kai, vi do il benvenuto a questo decimo episodio su Spyro The Dragon. Continuiamo, facciamo paese di terrazze, questo è un altro livello, poi questo mondo qua l'abbiamo finito. Teoricamente questo livello doveva essere fatto per primo, ma come vi ho già detto io ci gioco un po' come mi pare a me, e l'ordine non è proprio una roba fondamentale. Questo livello qua me lo ricordo abbastanza. Bastardigno. Allora, e ci sono i tizi che ci sparano i fulmini, io li odio perché li manco tutte le volte. Allora, sto qua e non riesco a prenderlo. Sto qua però l'ho preso. Ma va a cagare sta cazzo di lucina delle balle. Te vai a quel paese, io piglierei tutte le cose che sono prima in basso e poi quelle in alto, così almeno non dimentico nulla. Voilà, io farei così. Oh no, ma ogni tanto sto analogico io qui. In certe cose va meglio, è dell'altro joystick, lo trovo più preciso, però delle volte fa gli scherzetti pure il joystick della Extreme. Allora, prima di andare là dentro non dimentichiamoci che qua dietro c'è della roba e c'è anche un nemico 2. E dai, va a cagare. Ah beh, ci sono pure le galline, ci ricarichiamo la vita subito. E la farfalla lì? Spark, porco Giuda. Non so, Mala. Questo livello qua è da 400 gemme, non mi ricordo se ve l'avevo già detto. Per quello che in teoria doveva essere fatto per prima, perché poi qua, come potete notare, i livelli vengono scritti in ordine. Però vabbè, io li faccio un po' come mi viene a me. Allora, no, porca trota, sto qua. Volevo pigliarlo, pensavo di averlo preso, invece lui ci ha dato la ammazzata. Allora, lì c'è una gallinetta, pollino, dai, che sei già senza più... Ellami, io ho problemi a uccidere gli animali. Qua nel gioco, nella realtà, trattateli bene, una vita. Io amo gli animali, ma vaffanculo. E bisogna anche separare la realtà dalla finzione, perché tanti sono fissati anche nei videogiochi. Oh, hai ucciso il cagnolino, hai ucciso il lupo, sei cattivo. La miseria, un videogioco. Separiamo la realtà dai pirla che sparano l'elettricità, la realtà dalla finzione, perché veramente il videogioco, quello che uno fa nel videogioco di sicuro nella realtà non lo farà mai. Io da piccolo ho giocato GTA e mica spaccio o sto nelle gang o vado a prostitute, anche perché costa, ma poi non vado a prostitute o che cacchio ne so. Tanta gente ragiona così, ma quello lì fa quello nei videogiochi, quindi lo farà nella vita reale. Ma va, pova. Comunque, torniamo nell'allegria, non parliamo di ste robe. Qua dovrei aver preso tutto, spero. Siamo a 118, un brutto numero, su 400. Qua c'è sempre una gallina. E io direi di salvare il draghetto Claude. Attento, Spiro. I mostri di questa regione hanno scoperto il potere dell'elettricità e tu rischi di farti punzecchiare. Sì, va bene. Di sicuro mi punzecchieranno, ma io salverei. Là, io salverei. A buon'ora, salva. Allora, qua ovviamente dobbiamo aspettare che finisca l'elettricità. Vieni qua, bravo, muori. Qua dietro c'è della roba. Qua. Sto qua mi becca sempre. Dai, vaffanculo. Quelli lì dobbiamo sparare il fuoco a dei razzi e essi spaccheranno queste casse. Ma doi, ma guarda, porca trota, oh. Se sono rincoglionito una gallina. Ecco, qua c'è un razzo, una gallina, dai, qua era pieno.
Allora, rieccomi qua. Sono andato a prendermi delle galline. Adesso abbiamo Spark Blue. E niente, vi avrò tagliato quel pezzo perché sono dovuto proprio tornare all'inizio. Allora, oh, l'ho preso. Porca miseria, ho anche frenato giusto. Qua ho preso tutto. Ok. Allora, sto qua, via. Poi qua aspetto. Ok. Con calma, che non abbiamo fretta. Ma guarda lì, vaffanculo. Per colpa di sto grosso qua. Oh, di nuovo da capo, di nuovo senza galline. Però qua ce ne sono due. Voilà. Pigliamo anche la roba, va? Magari è meglio. Poi piglio anche già qua. Porca miseria. Qua c'è una vita. E siamo a ben 27. Laggiù c'è un nemico. Prima farei qua. Ecco, uno mancato. Preso. È preso. È andata a cagare. Adesso avete rotto i maroni. Dai. Ok. Come vi ho detto, preferisco far prima sotto e poi andiamo a far sopra. Dai. Ah no, uno l'ho dimenticato. Tac, testata. Adesso non cadiamo. Dai. Ok. Qua c'è una gallina, ma la lascio in vita perché non si sa mai. Magari mi servirà. Spero di no, però. Ok, qua avrei... credo di aver preso tutto. Oggi non lo so, non sono più capace a parlare. Allora, salviamo il drago. Ciprin. Bel lavoro, Spiro. Un giorno potrai raccontare a tutti i draghi le tue fantastiche avventure. Certo, ma quello che vorrei fare ora è uscire da questa palude. Io anche. 57 draghi. Anche qua salvataggio, visto che ho fatto un po' di roba. Salva. Allora, adesso saliamo sopra. Però mi tocca aspettare. Ok, quello l'ho fatto fuori. Ho paura di cadere. Per quello che ho soffiato. Là c'è quello là. E c'è quello là. E qua sotto? Ah, però ci vado dopo lì. Prima farei fuori sti qua davanti. Allora, aspetto che fanno l'elettricità e vado. Guardalo lì che mi ha preso, pezzo di merda. Dai, girami la visuale. Qua sotto ci vado dopo aver fatto piazza pulita qua, va? Allora, anche qua aspettiamo che quello là colga l'elettricità. Me l'ha beccato lo stesso. Vaffangulo. Vaffanguro. Allora, qua sotto c'era la gallina. L'ho detto, la tengo perché magari mi servirà. Eccola qua. Voilà, l'ho presa. Sì. Dunque, poi adesso dobbiamo andare a prendere le gemme di là sotto. Intanto qua abbiamo fatto piazza pulita, quindi va bene qua sotto. Allora, lì non c'è niente qua. Dai. Oh. Ok, io ce l'ho fatta. Pensavo di cadere, ve lo giuro. Dai. Vado. Ok. Bene. Quindi qua sotto è tutto a posto. Poi gira la visuale. Ok. E là. No. Porco. Can. Ste visuali. Aspetta un po'. Ah, niente. No, sentivo il suono del...
vortice che ci porta su, ma è lì sopra che c'è, non sotto. Allora, sto giro, porca miseria, non cado. Noi, eccolo qua il vortice che vi dicevo, che sentivo. Poi da qua possiamo andare diretti là, che è la fine del livello, oppure andare prima qua. Guarda che sfiga nera, ma porca miseria, faccio un piccolo... Ah no, ma non faccio nessun taglio, è qua. Che cazzo di tagli faccio? Che cazzo dici, Crew? Faccio i tagli per 2 metri? Allora, andiamo più al bordo. Adesso ci arrivi? Oh, ci voleva tanto. Ok. Poi, dunque... Qua c'è la scalinata da andare qua sopra. Sali, sali. Ah, siamo a 278, non ci manca moltissimo. Ne abbiamo ancora un paio da prendere, ma... Ok, di là è a posto. Quindi adesso, se non erro, noi da qua dobbiamo fare un salto e finire dietro a sto palazzone. Ecco, proprio qua sopra. Qua ci sono delle gemmine da uno da non dimenticare. Poi da qua saltiamo lì. Ah, azzolina. Ok. Bene, qua abbiamo preso tutto. E qua ci sono i vari razzi. Gli Antonio razzi da sparare in là. Qua pigliamo le gemmine. Dai. Oh. Ok, e non dimentichiamoci questo razzo qua. Dai, che farà scoppiare quella cassa là di ferro. Guardatela. Scusatemi tanto se oggi parlo male, ma non so. Non sono più capace a parlare, basta. Ho battuto la testa troppe volte. E stavolta è la volta buona, che sono diventato più deficiente del solito. Allora, qua l'ho preso, dov'è l'altro? Non era per qua forse? No, dove cazzo era? Ah, forse qua dietro? E dove me l'ha fatto scoppiare l'altro? Ma, scusa. Ma io mi ricordo... Ah, è vero, era là sopra, ma sono scemo. Scusatemi. Adesso ne abbiamo 360. Dovrebbe bastare per andare in là all'uscita, se non ho dimenticato nulla. Dunque. Vai. Ok. Sali, Spyro. Allora, se non sbaglio, volendo potremmo anche volare da qua. E adesso me la piglio. Lo sapevo. L'ho sconfitto, me la son preso lo stesso in quel posto. 370... dai, ma Spyro... Oh, orca. Oh. Sì, sì, le ho prese tutte adesso. Dovrebbe dire 400. 400 su 400. Due draghi su due draghi. Possiamo uscire da questo livello. Torno a casa. Io spero che vi piaccia la serie, sto cercando di portarla al meglio possibile. Allora, pigliamo un paio di galline. Quindi adesso qua io devo tornare alla fine, dove c'è la mongolfiera. Faccio così, vi faccio un taglio fino là. Eccomi qua, facciamo l'ultimo livello in questo mondo, cioè Metalhead, è una specie di boss fight anche questa, e poi dopo andiamo a prendere la mongolfiera. Questo livello me lo ricordo, meno male, non è proprio difficilissimo, la boss fight è semplice, ma vedrete che con me si complicherà tutto perché sono deficiente e io le testate non sono capace a darle. Come potete vedere, là ci sono delle piccole scimmie che lancia le banane, che sono simili a quelle del posto con gli alberi, però la differenza è che qua bisogna caricarle perché hanno l'armatura. Tac. E sta qua, facciamo così, va?
volevi imbananarmi tutto. Non è la giornata oggi, eh? Niente banane per Crivo. Abbastanza potassio, basta. Allora, qua saliamo qua sopra. Aspetti anche il bananatore. Come? Dai, ma ero sotto nello scalino. Vabbè, guarda lì che... Dai. Ma una sfiga dietro l'altra. Qua non ci sono galline? Sì. Che culo. Ho preso testate una di quelle scimmiette lì senza saperlo. Allora, torniamo indietro e pigliamo la roba che c'è qua. Allora, adesso mi arriva... No, stavo per dire mi arriva una banana da dietro, ma suonava brutto. Sti doppi sensi, dai, fanno ridere i bambini. Allora, pigliamo anche queste gemme qua. E fin qua ci siamo. Quelle là sopra le raggiungiamo da... dov'è? Da là sopra, no, da qua sopra. Adesso non mi ricordo, poi lo vedrete comunque da dove si prendono. Girami Spyro così, ok. E fin qua ci siamo. Vediamo anche sta gallina che schifo non fa. Ok, qua ho preso tutto. Questa siamo a 113, 19, 20 su 500. Allora andiamo da sto pirla qua. Adesso quello là mi lancia la banana. Dai, è là. Vaffanculo, va. Allora, queste qua. E fin qua ci siamo. Allora, là ci sono dei lancia banane. Uno. Dai, preso anche questo, non so come. Dai, ok. Pigliamo le gemmine. Dai. Bene. Poi anche queste. Salviamo il drago e poi vi porto in un posto, tra virgolette, segreto. Un posto che le prime volte che uno ci gioca, veramente, dice, ma che cazzo è? Dove cavolo è? Difatti da piccolo io non capivo sto livello. Senza guida non sapevo dove cacchio dovevo andare a prendere le gemme che mi mancavano. E fra un po' vi porto. Adesso con internet è facile, cerchi su internet, se non lo sai lo trovi in 2 secondi. Allora, Sadik. Questo grande robot è tutto carico e sta aspettando te. Per togliergli corrente, attaccalo ai poli di alimentazione. E comunque dice una volta, o la guida o stavi lì 30 anni ad esplorarti ogni centimetro del livello per capire cosa ti mancava. E adesso vi porto a vedere, voi fortunati dell'era di internet. Vabbè che oramai chi è che non conosce sto gioco però. Allora dobbiamo andare qua sotto. Così. Ok. Poi non così. Però vabbè. Dobbiamo venire qua. Lì dove c'è il vortice ci andiamo dopo. Pigliamo la vita. Adesso andiamo a prendere altre gemme e una chiave. Allora sali. Dai. Spyro. Spiro. Anche voi da piccoli lo chiamavate Spiro? Io sì. E me ne vanto. No, dai, è un bel nome, Spiro. Porca miseria, che culo che non sono caduto dentro la roba verde. E qua le gemme le abbiamo prese. E andiamo a prendere la chiave. E poi andiamo nel vortice. E andiamo a recuperare le ultime cose. Allora, qua così la chiave. Presa. Dai, qua. Voilà. Andiamo nel vortice. Tenete premuto il tasto X per planare, così lui verrà in automatico qua sopra. E vedete che laggiù ci sono quelle là. Io adesso mi metto qua nell'angolino. Se non sbaglio si prendono da qua, perché diversamente non mi sembra altri posti. Dai. Ok, sì.
un'altra vita, siamo alla bellezza di 29 vite. Vai. E adesso possiamo andare avanti. Pigliamo un pollo qua. Che cazzo, vado di qua. Qua così dovrei essere a posto. Poi anche lì dove c'è la boss fight, aspetta, figlio, no, non entro se non si chiude la porta, prima salvo. Anche lì dove c'è la boss fight c'è un posto dove prendere della roba. Allora andiamo a fare la boss fight, dobbiamo distruggere queste cose qua verdi, vaffanculo, e non beccarle quando sono rosse, e evitare i suoi attacchi. Bene. Dai, ce ne manca una, eh? Aspettiamo. E che culo, ho frenato giusto, eh? Allora abbiamo Spark blu, ci sta. Potevo anche non farmi colpire nella remastered, forse no, non c'è un obiettivo, però l'avevo fatto perché forse c'è una sfida, adesso non ricordo. Però l'avevo fatto senza mai farmi colpire. No, qua pigliamo le gemme e dovremmo essere a 300 qualcosa. Sì, 317 per esattezza. E qua facciamo la stessa cosa di prima, evitando quelle rosse. Dai, quello l'ho mancato. Che culo. Quella è rossa. L'ho beccato. Ah, gliene manca una. Due. Voilà, dai, dai, dai. È morto. Voilà, qua c'è la fine del livello, se non sbaglio. Però prima di andare là, raccogliamo il raccoglibile e andiamo in un altro piccolo posto. Vedete, dietro la cascata c'è della roba. E per arrivarci ci basta andare qua. Qua così, poi saltiamo qua, qua, adesso io qua sudo, allora spero di riuscire a non cadere, ok, io sto contro il muro, vabbè era una cazzata però, qua c'è anche il coso da mettere la chiave, 390 qualcosa ne abbiamo, 400, ok, 400. Cazzo, era successo? Avete visto che si era tipo buggato qua? Faceva l'animazione della caduta. Mamma mia. Allora andiamo qua e continuiamo, che poi qua sopra c'è della roba sempre, sopra sto posto. Vediamo prima qua. Aspetta, anche le queste qua che sono qua. Ok, qua ho preso tutto in teoria. Andiamo qua sul coso che ci porta su. Dai. Lì così. Ok. E poi quando andiamo alla mongolfiera, se non sbaglio, andiamo nel modo dei tessi sogni. E concludo lì, non lo esploriamo tutto, eh. Ci teletrasportiamo solo là con la mongolfiere e basta. Ma qua sopra non c'erano gemme. Ah, dicevo, porca miseria, dimmi che sono tutte 390. Dai, oh grazie Gesù. E possiamo andare all'uscita, possiamo andare all'uscita, dicevo, non a sbattere il naso contro i cosi. Ah, vi faccio solo vedere che abbiamo tutto, 500 su 500 e un drago. E possiamo andare alla mongolfiera e il mondo tessi sogni, se non mi sbaglio si chiama così, o tessitore di sogni, no, ma forse tessi sogni, eh. Allora pigliamo la gallina che ci manca e possiamo andare via da qua. Porca miseria. Ehi, che prontezza, nemmeno ho avuto tempo di chiudere quella falla. Salta su e ti mostrerò il mondo dei tessitori di sogni. Tessi sogni.
entriamo nel mondo di Tessi Sogni e concludiamo questo video. E non ci manca più molto, alla fine c'è questo mondo e giusto un altro piccolissimo se non sbaglio. Quindi un saluto da, aspetta, vado un po' più avanti, va? Quindi un saluto da Spyro, da Spark e da Crew, al prossimo episodio, anzi video. Ciao ciao.